Per 4 giorni Padova è la capitale internazionale della salute. Ha preso il via dallo storico Palazzo della Ragione il World Health Forum Veneto, una serie di convegni ed incontri dedicati alla ricerca biomedica e alle nuove tecnologie applicate. Oltre 100 relatori di provenienza internazionale si alterneranno nel centro congressi Patavino per una vera maratona di temi sanitari. Primo evento del suo tipo, è stato fortemente voluto dalla Regione del Veneto in virtù della centralità che l'ambito sanitario ha da sempre nel territorio attraverso investimenti e progettualità. Ma noi andiamo avanti in questa direzione convinti del fatto che dobbiamo essere in grado di intercettare ogni forma di finanziamento a livello nazionale e internazionale, avendo progetti che si possono mettere a terra con la velocità della luce. Dall'altro, citavo prima ad esempio il tema dei modelli predittivi per l'anatomia patologica, che sono già realtà e dimostrano che matchando milioni di casi che l'intelligenza artificiale sa matchare, ci permettono di essere molto più performanti. Ovviamente tutto questo non prescinde dalla risorsa umana, dai grandi professionisti che abbiamo. Padova non è stata una scelta casuale. Storicamente la città del Santo fa della scienza e della medicina uno dei suoi punti di forza attraverso la sua università. Molti dei relatori di questi giorni intensi fanno parte dell'Ateneo cittadino o provengono da altre università. Sono 4 giornate, World Health Forum, la prima del, immaginiamo, di molti eventi che ci saranno nei prossimi anni, che vede Padova al centro dell'innovazione della medicina. Un riconoscimento per l'Università di Padova, ma forse è un riconoscimento, non dico dovuto, ma se ci pensiamo, la medicina moderna, così oggi come noi la conosciamo, è nata proprio qui a Padova, all'interno della nostra università. Numerosi gli enti del territorio che sostengono il World Health Forum o che ne fanno parte attiva, il Comune di Padova, l'Istituto VIM, la Camera di Commercio di Padova e molti altri ancora. Una comunità intera che riconosce il valore della ricerca applicata alla sanità e che desidera celebrare questa eccellenza con un evento di respiro internazionale. E visti gli investimenti che ci saranno in questi anni in questo territorio, a partire dal nuovo ospedale con la Torre della Ricerca e a partire anche con i progetti del PNRR, quelli che sono gestiti dall'università assieme a altre università del nord e coordinati dal professor Rizzuto, daranno sicuramente delle grandi opportunità a questo mondo del biomedicale, sicuramente dei grandi successi.